Grazie signor Presidente, grazie a tutti i signori per l'attenzione che vorranno riservarmi, si sente? Grazie anche agli elettori che hanno accordato fiducia a Fratelli d'Italia per la prima volta che ho presentato in Consiglio Comunale. Ecco, quello che vorrei dire innanzitutto è che intendiamo rispettare l'esito del voto, perché le regole della democrazia, il fair play istituzionale, questo dicono, i cittadini di Lucera hanno deciso, vi hanno accordato fiducia, vi hanno confermato il mandato per amministrare questa città e io auspico che lo facciate nel migliore dei modi. Forte di un convincimento che grazie a un'opposizione costruttiva e responsabile, secondo gli insegnamenti anche di Giorgia Meloni che sta facendo opposizione al governo, però talvolta vota i provvedimenti del governo quando è convinta che questi provvedimenti facciano l'interesse pubblico della nazione, nel nostro piccolo del Comune di Lucera. Ecco, forte di questo convincimento, io auspico che si chiuda una parentesi, a mio parere, dannosa per la città, che è stata quella della prima consigliatura, dove c'è stata una spaccatura tra maggioranza e opposizione, una contrapposizione che non è stata capita dalla gente, forse troppo dura, che non ha badato ai contenuti e soprattutto non ha badato all'interesse della città. Fatta questa premessa, forte anche di un precedente favorevole che mi ha visto compartecipe, come dire, protagonista, no, ma forse comparsa, perché i protagonisti eravate voi, all'epoca non avevo voce in Consiglio Comunale, è l'episodio che io chiamo del metodo Di Ciaula. Il dottor Di Ciaula che ha fatto? È un dottore sconosciuto e più, mi ha indirizzato una mail con una relazione nella quale si dicevano cose che confliggevano con le vostre convinzioni, con le vostre ferme convinzioni, con il dialogo, con il capo istituzionale che contraddistingue quel professionista, alla fine si è raggiunto, si è incrinato quel vostro convincimento e voi siete stati portati a ritenere qualcosa di diverso rispetto alle originarie convinzioni. Io ho mutuato questo metodo, l'ho copiato e vi ho mandato anch'io una mail, all'epoca non ero nessuno, ero un cittadino qualunque. Mi rivolgo poi, non voglio parlare insomma in termini giuridici, vorrei parlare ecco, al popolo soprattutto, che ci sta ascoltando. E quindi, ecco, ho copiato questo metodo, vi ho mandato una mail e alla fine si è ottenuto un piccolo miracolo, quale? Quello di, anche grazie alla collaborazione di Fabio Valerio, che è consigliere uscente, ringrazio il papà che vorrà farsi grazie, la portavoce nei suoi confronti. È arrivato, Ah, non l'avevo visto. Ciao Fabio, grazie, allora ti ringrazio direttamente. Si è ottenuto il miracolo di ottenere una delibera all'unanimità su una mozione presentata da un cittadino qualsiasi che neanche faceva parte del Consiglio Comunale. Io dico, continuiamo su questa strada, dove è possibile, perché poi anche la dialettica, la contrapposizione, il sale della democrazia, ci saranno momenti, mi auguro, di confronto, perché dal confronto nascono delle soluzioni nuove, però mi auguro anche che si raggiunga l'intesa sui temi che ci devono vedere tutti quanti uniti. Uno di questi è l'ambiente, signor Sindaco, signor Presidente, lei è stato delegato all'ambiente, quindi queste materie insieme al Sindaco le conosce molto meglio di me, conosce le problematiche, conosce anche le difficoltà contro le quali bisogna misurarsi. Un altro tema è quello del bilancio. Io mi auguro che non avvenga ciò che è avvenuto in passato, vale a dire che, mi avvio alla conclusione Presidente, vale a dire che i suggerimenti provenienti dalla minoranza dell'opposizione non sono stati ascoltati, credo io, più per un pregiudizio ideologico che per reali convinzioni. Ecco, continuiamo la strada del dialogo, ascoltate anche i consigli della minoranza, perché probabilmente qualche errore che in passato è stato commesso, perché viva Dio, l'avete commesso anche voi gli errori, o siete immuni da errori, qualche errore l'avete commesso, forse si potranno evitare per il futuro. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Ringrazio consigliere Orlando per i toni e per il rispetto della tempistica che ne è stata assegnata. Cedo la parola alla consigliera Lucia Pedone.
Signor Sindaco, Presidente, Assessori, consiglieri, colleghi, sarò brevissima. Certo l'emozione è tanta. Intanto, Presidente, le voglio fare gli auguri e sono felicissima che da consigliere è diventato Presidente, perché ha lavorato bene nella scorsa consigliatura e sono contenta di questo. Intanto voglio ringraziare quanti il 26 maggio mi hanno sostenuto, mi hanno voluta riconfermare in questa seconda consigliatura. Spero di poter lavorare al meglio con tutti, minoranza e maggioranza, e per il bene di Lucera, nostro, che siamo cittadini, ma anche di Lucera, di tutti i cittadini, che il 26 maggio ci hanno appunto confermato. Mi fermo qui. La ringrazio, consigliera.